Dopo i 50 anni siamo arrivati, andiamo avanti, siamo arrivati ai 60 anni. Lui si chiama Renato Accolinti e per i 60 anni, che per noi era l'età in cui uno magari comincia a mollare, dire vabbè dai, il lavoro non ce la faccio più, voglio farmi un po' i fatti miei, abbiamo preso uno che invece ha fatto una scelta opposta. Lui ha fatto per 42 anni il professore di ginnastica, a 60 anni si è candidato sindaco nella città di Messina, 13ª città in Italia, e ha battuto da solo il PD e il PDL. È un matto, lui, cioè, diciamo, lui lo dice anche lui, nel senso che dice lui non molla mai. Lui dice c'era la preside della mia scuola che non c'era lo scivolo per far salire le carrozzine in palestra, io mi sdraiavo davanti per non far entrare nessuno, e la preside diceva professore per piacere le portiamo a mano, no perché non c'è se non c'è la discesa bisogna farla. La gente lo fermava per strada e diceva Renato per cosa stai lottando adesso? E alla fine lui si è candidato sindaco ed è stata veramente una specie di magia a Messina, perché nessuno si aspettava una roba del genere. La prossima storia invece sono i 70 anni, per noi per i 70 anni diventi in qualche modo, qualsiasi cosa tu abbia fatto, diventi un po' un saggio. E quindi volevamo una persona che rappresentasse questa saggezza. Lui si chiama Robert Peroni ed è un alpinista, è un esploratore, è di Bolzano ma vive in Groenlandia. Qualche anno fa, o meglio negli anni 80, lui ha attraversato la Groenlandia senza cani, con una slitta e due persone, ha rischiato di morire lui e tutti gli altri due, perché quando è partito lui era convinto di trovare un villaggio dall'altra parte della Groenlandia per fare provviste e tornare indietro, e il governo danese gli diceva guardate che noi non abbiamo notizie da quel villaggio da 15 anni, quindi forse vuol dire che non c'è più nessuno. Lui ci è andato uguale e mi ha detto quando siamo arrivati e le case erano piene di neve mi è venuto da ridere. Hanno rischiato di morire, chiaramente sono stati salvati da una foca, nel senso che hanno trovato una foca e se la sono mangiata e sono sopravvissuti. La prossima storia invece sono i 77 anni, lei si chiama Piera e volevamo raccontare cosa succede quando a un certo punto della tua vita perdi la persona che hai avuto a fianco per tutta la vita. Lei ha creato quello che noi abbiamo chiamato il club delle vedove. Lei ha 77 anni, vive a Roma, è rimasta vedova e si è accorta che nel palazzo c'erano altre due vedove che erano sempre da sole. Lui diceva a me non piace cucinare, quella sopra sapeva cucinare, quella sotto sapeva stirare, ho detto venite a casa mia. Adesso ha 16 donne vedove che vanno a casa sua tutti i giorni e ne raccatta in continuazione. E lei dice questo è un modo diverso per evitare di morire perché non hai più la persona con cui hai vissuto per tutta la vita. La prossima storia invece, 80 anni, lei chiaramente, per noi che 80 anni, a 80 anni sei testimone di un pezzo di vita e un pezzo di vita tua e degli altri. Lei si chiama Letizia Battaglia ed è la fotografa che è conosciuta come la fotografa della mafia in Italia. Ha cominciato a Palermo a fare i primi scatti, lei ha fotografato per Santi Mattarella quando è stato ucciso in automobile, e un sacco di foto che avete visto in bianco e nero di morti ammazzati negli anni 60, negli anni 70, quando lei mi ha detto la mafia dalla campagna è arrivata in città ed è stato un disastro. E lei è stata testimone non solo di quello ma di un pezzo e l'ha raccontato benissimo. Stiamo finendo, andiamo alla prossima storia, lui si chiama Gibilini Venanzio, ha 91 anni. Per i 90 anni noi abbiamo pensato, a 90 anni cosa succede? Gli siamo detti, a 90 anni sei sopravvissuto, cioè in qualche modo sei sopravvissuto. Lui è sopravvissuto a Dachau, è stato 6 mesi, lui non era ebreo, non era omosessuale, non era uno zingaro, però non ha voluto entrare nella Repubblica di Salò, e un giorno a Milano sono arrivati questi due, hanno fatto finta di cercarlo per scappare, invece erano due guardie, l'hanno recuperato e lui ha detto in un'ora ero a San Vittore e in una settimana ero a Dachau. Lui si è salvato perché era un meccanico e quindi ha cominciato a lavorare in un'officina. Io non ho mai sentito nessuno parlare dei campi di concentramento con la leggerezza con cui l'ha fatta lui. Lui è tornato a casa a 20 anni, scappato quando li hanno liberati, ci ha messo 3 mesi per tornare a casa, è arrivato a Milano, era magrissimo e non l'hanno riconosciuto, allora ha bussato a casa e la vicina ha detto signori il Venanzi, l'ha fatto entrare e dice io a mia madre non ho raccontato mai niente perché alle donne certe cose non si raccontavano di quello che ho visto, a mio padre sì, solo che a mio padre e ai miei amici continuavano a dirmi ma era vero che c'erano i crematori? E io dicevo signori, sei mia cosa ho visto me? E questi mi dicevano
signor, però anche in Russia è un morto. E io ho detto, ah sì? Allora basta. E lui per 20 anni non ha più raccontato niente. Lui ha fatto l'operaio per tutta la vita, vive in una casa popolare a Baggio, a Milano, e fino a che a 40 anni l'ha chiamato il Molteni, uno con cui era scappato da Dachau, che gli ha detto, era primavera, Venanzio, cosa fate quest'estate? E lui ha detto, ma a me il mare piasnò, e l'altro dice, ma a me la montagna neanche, cosa facciamo? Andiamo ad Auschwitz. E questi due, a 40 anni, sono andati nel posto in cui hanno cercato di ammazzarli in tutti i modi, in vacanza. C'era la moglie, che è più giovane di lui, ma è messa un po' peggio, che dall'altra stanza ha urlato, mi ha portato a vedere i crematori. E l'ultima storia che vi racconto, e poi vi lascio, è la storia di quest'uomo che abbiamo scoperto perché abbiamo letto una notizia che diceva che c'era un centenario che stava imparando l'inglese su internet per parlare con la nipote che vive in Australia. E noi quindi ci domandavamo, no? Cosa c'è nei 100 anni? Cioè, ovviamente non c'è una cosa sola, sarà una marea di cose. E però ci siamo accorti che lui, per tutto, siamo stati lì solo un pomeriggio in realtà da lui perché era molto stanco. E ci siamo accorti che lui per tutto il pomeriggio ci ha parlato di una cosa, ci ha parlato di sua moglie, che è morta quando lui aveva 85 anni. Lui ha insegnato, di fatto questo, lui è un intellettuale in qualche modo perché è stato un professore di lettere e ha concluso regalandoci questo libro che lui ha scritto poco dopo la morte della moglie. Per lui la cosa più importante era questa piccola storia che veniva da un episodio minimo successo in casa con sua moglie. Erano a casa, erano già anziani e sua moglie è in bagno ed è nella vasca da bagno e non riesce a uscire dalla vasca. Questo è l'episodio e lui la racconta in questo modo. La vecchia e inesauribile fiamma del mio amore, la donna grande e forte che ho amata per tutta la vita, mi chiama dal bagno perché l'aiuti a uscire dalla tinozza. E io, invece di arrivare in due salti e prenderla su tutta quanta, traballante accorro e le porgo un sostegno traballante. Ci arrampichiamo sul bordo della vasca come se scalassimo una montagna. La mia giocosa antica compagna di letto, con facile scoscio, prende su un piede e se lo mette in grembo, per curarlo con creme e sospira, infiniti, sordi pigolamenti e lamentele per i mali da cui tocca difendersi. Ma, dico io, come non rallegrarsi ad esempio del perfetto funzionamento dell'anca? Questa alta, appassionata, orgogliosa donna che ho amato prova vergogna e pudore di bambina e mi dice mi vergogno a farmi vedere con queste brutte macchie sulle gambe. E io non posso risponderle, tranne in qualche punto la tua è sempre la stessa stupenda pelle che hai sempre avuto. La mia alta e vigorosa sposa ce l'ha con l'artrite e l'osteoporosi che l'hanno incurvata. Mi dice, mi spiace, mi dice, che i figli mi vedano così vecchia e brutta. Ma cosa vuoi che vedano i figli? Vedono una vecchina dai modi gentili e dal sorriso luminoso. Così dovrei risponderle. E invece non lo faccio. Non lo faccio perché sono tutti complimenti troppo esili per noi che siamo stati uniti da una forza che era fiamma e fuoco. E le dico, è stato facile amarsi quando i nostri corpi erano vigorosi. È stato facile essere fedeli quando in più c'erano stili e ci isolavano. Ora che tutto pare voglia strapparci da qui, strappandoci l'uno dall'altra, ogni tua minima residua tenerezza di donna è preziosa vita per me. Sono le scintille residue e il caldo che ancora resiste di quel gran fuoco. Grazie mille.